Buonasera e benvenuti agli Ulivi Village. Questa è la sera della finalissima dei playoff della Coppa d'Africa. Di fronte in maglia bianconera c'è Capoverde, alla destra dei vostri monitor, che sfida la Guinea Equatoriale, in maglia blu alla sinistra dei vostri monitor. Siamo certi, sarà una gran partita. Parte in contropiede Capoverde, c'è Salvucci servito, Monteferri che raccoglie il passaggio di ritorno per l'1-0 di Capoverde, che va subito avanti. Fallo laterale Capoverde, è battuto, c'è Angelucci che carica il destro e scheggia il palo. La Guinea Equatoriale soffre qui, infatti respinge col portiere, ma può partire in contropiede. Attenzione all'avanzata sulla banda destra, Franceschini ad incrociare. Franceschini, raso terra, bacia il palo e trova l'1-1 per la Guinea Equatoriale. La partita è molto intensa, ora è Capoverde a manovrare a centrocampo con Salvucci, che riesce a servire Marino. Marino spacca la porta con una bordata col destro. Marino 2-1 di Capoverde, che torna avanti. Fallo laterale battuto lungo dalla Guinea Equatoriale, che finisce per perdere il pallone. Allora attenzione ancora alle finte di Marino, l'appoggio e la palla sulla base del palo. La Guinea Equatoriale gioca in verticale, Franceschini esterno del palo. Corner Capoverde, battuto e da dietro arriva Doriano, se lo dimenticano tutti, e Doriano fa 3-1 in totale solitudine a centro area. La Guinea Equatoriale non si arrende, va a servire Federici, carica il destro Federici, la palla passa ed è il 2-3 della Guinea Equatoriale, che torna a crederci in avvio di ripresa. Punizione battuta, è uno schema, palla fuori che torna dietro, poi attenzione però al contropiede che può partire, subito fermato, batti ribatti a centrocampo, c'è il tiro, il miracolo di Salerno. La Guinea Equatoriale a recuperare un altro pallone con Stefano Greco, lui il trascinatore dei blu, ancora sul palo e poi la palla alta, incredibile. Battuta la rimessa dal portiere, è su Salvucci che prova ad andarsene, trattenuto, e vediamo, c'è un tiro alto sopra la traversa, il direttore di gara però si avvicina a Monteferri che sta protestando e lo butta fuori, cartellino rosso per Monteferri. Verde ristabilita la parità numerica, va a recuperare un pallone a centrocampo, Angelucci un altro palo per lui. L'ultimo assalto della Guinea Equatoriale affidata a Franceschini, che tiene palla, è trattenuto, forse spinto, ma arriva il triplice fischio del direttore di gara. Capoverde vince la finale della Coppa d'Africa 3-2. I festeggiamenti possono partire con i ragazzi in maglia bianconera che avevano eliminato la Costa d'Avorio in semifinale, che sollevano al cielo il trofeo meritato, la partita tutta contro una grande Guinea Equatoriale che comunque può dirsi soddisfatta del percorso. L'approccio della partita, il gioco è stato un po' lento da parte nostra, li abbiamo messo in difficoltà sulle parti per partire laterale, ma non ci siamo riusciti. Loro sono stati bravi comunque, avversari, a tenere la partita, ma noi siamo stati più forti. Noi abbiamo il portiere che è più forte del girone e poi la squadra pensava sempre di ogni partita di vincere, mai perde.